sbagliato. Infatti, i numeri di oggi, i gol sono stati pochini: 15, 7 vittorie, di cui 2 fuori casa, un solo pareggio, quello sta a stile monostrace bovalinese. Gol che oggi siamo arrivati a 421 contro i 411, 10 gol in più, le vittorie 131 contro 113 e 37 i pareggi contro i 55. I punti in palio ad oggi erano 480 e sono stati conquistati 430. La media della giornata dei gol è 2,51 contro la stessa precedente che era 2,45. Si segna ancora sempre fuori casa di più. Oggi abbiamo un saldo ancora maggiore, 52 vittorie fuori casa rispetto ai 34 dell'altra volta. Per quanto riguarda la classifica che ho davanti, chiaramente il migliore attacco è sempre quello dell'Ocri con 51 gol e la migliore difesa è sempre dell'Ocri con 10 appena gol subiti. Ripeto che le squadre che non hanno perso in casa in battute sono il Locri e il Sertale. La Paolana è l'unica che non ha mai perso fuori casa e oggi c'è da registrare il primo punto pareggio fuori casa per la Bovalinese. Peggiore difesa quella del Cotromei che ha subito 46 reti, mentre Roccella ha segnato con il peggior attacco con appena 6 gol, addirittura fuori casa non ha ancora mai vinto il Roccella. In linea di massima sono questi i numeri. La squadra che ha pareggiato di più, ti posso anche dire che la Paolana con 8 pareggi nel campionato di eccellenza ad oggi, che ripeto è la sesta giornata di ritorno e la 21esima del campionato. Si gioca adesso mercoledì la 22esima. Chiaramente sui marcatori immagino che Angotti abbia fatto un altro passo avanti. I marcatori non li dico perché ormai sono rimasti uguali. È rimasto Trombino che ferma 24, Carella, oggi Angotti sale in seconda posizione perché con 2 gol ne aveva 9 e quindi è arrivato a 11 gol. Poi dietro c'è Carella insieme a lui sempre con 11 gol. Padin non c'è più e così questi sono quelli che sono sopra nella classifica dei capocannonieri del campionato di eccellenza, che oggi appunto siamo arrivati alla 21esima giornata. Perfetto. Grazie Vincenzo, chiudiamo qui, ci sentiamo a tutti noi direi, quindi ci risentiamo penso mercoledì.